Sparta e Atene, due mondi a confronto. La storia greca è strettamente legata ai destini di due grandi città, Sparta e Atene. Sparta sorge in Laconia, una regione del Peloponneso. Nata dall'incontro dei dori con le popolazioni locali, la società spartana è divisa in due rigide classi, nettamente separate tra loro. Al vertice ci sono gli Spartiati, una ristretta minoranza di guerrieri che godono di tutti i diritti. Nel gradino inferiore si trovano i Perieci, artigiani e commercianti esclusi dalla vita politica. Infine gli Iloti, contadini ridotti praticamente in schiavitù. Secondo la tradizione, le prime leggi sono emanate da Licurgo, mitico autore della Costituzione spartana, che a differenza delle altre poleis non è scritta. Il governo di Sparta è retto da due re e 28 anziani, che formano la gerusia, cioè l'assemblea dei 30, che esercita i supremi poteri dello Stato. L'assemblea di tutti gli Spartiati è l'apella, che elegge i 5 efori, cioè i sorveglianti della disciplina dei cittadini. Nel corso del VI secolo a.C., Sparta impone la propria egemonia sul Peloponneso e fonda la Lega Peloponnesiaca, una fitta rete di alleanze militari con altre poleis. Atene, le cui origini sono legate alle gesta dell'eroe Teseo, si trova in Attica, una penisola bagnata dal mare Egeo. Nei primi secoli di vita della città, lo Stato è retto da tre arconti, con funzioni religiose, giudiziarie e militari. A questi sono affiancati sei tesmoteti, cioè i custodi delle leggi. Alla fine del loro mandato annuale, questi nove magistrati entrano a far parte dell'Areopago, supremo organo giudiziario. Altra importante istituzione ateniese è l'Ecclesia, l'assemblea dei cittadini maschi con età superiore ai 20 anni. La società ateniese è composta essenzialmente da due classi: i nobili, che godono della cittadinanza ateniese, e il demos, composto da contadini, artigiani e mercanti, privi di ogni diritto. Questo fatto comporta notevoli tensioni sociali, che vengono in qualche modo placate dalla riforma di Dracone nel 624 a.C., ma soprattutto dalla Costituzione di Solone del 594 a.C. Solone decide di dividere la popolazione in classi sociali basate sulla ricchezza e non più sulla nascita. Tuttavia, anche tale riforma non serve a risolvere i conflitti interni che sfociano in nuovi disordini. Di questa situazione approfitta Pisistrato, che dal 560 al 528 a.C. instaura un regime tirannico. Dopo un vano tentativo dei figli di Pisistrato di continuare l'opera del padre, il potere passa nelle mani di Clistene, arconte dell'anno 508 a.C. L'opera di Clistene è volta essenzialmente a rendere tutti partecipi della vita pubblica, annullando le divisioni sociali basate sia sulla nascita che sulla ricchezza. Nasce la democrazia. Per prima cosa divide l'Attica in tre zone: città, pianura e costa, e la popolazione in 10 tribù. Ogni tribù è composta da tre trittie: una della città, dove risiedono artigiani e contadini, una della pianura, dove abitano i ricchi proprietari terrieri, e una della costa, dove lavorano i mercanti. In questo modo, in ciascuna tribù convivono idee e interessi diversi. Le tribù sono rappresentate nella bulè, l'assemblea dei 500, che ha varie mansioni, tra cui quella di preparare le leggi da sottoporre all'approvazione dell'Ecclesia, massimo organo dello Stato democratico. Chiunque sia ritenuto un pericolo per lo Stato può essere esiliato tramite votazione, detta ostracismo, poiché il voto viene scritto su un ostracon, cioè un frammento di vaso. Nonostante le innovazioni delle riforme di Clistene, la democrazia ateniese esclude dalla vita pubblica una parte rilevante della popolazione: gli stranieri che risiedono ad Atene, gli schiavi e le donne. La società greca in generale è infatti prettamente maschile. Uomini e donne vivono separati. Gli uomini possono svolgere attività politica e partecipare ai banchetti, durante i quali si stringono accordi o alleanze.
Alle donne invece è riservato un ruolo marginale. Educate fin da piccole alla fedeltà assoluta e all'ubbidienza, rimangono relegate entro le mura domestiche, dove attendono ai lavori femminili e alla cura dei figli. Diversa invece è la vita della donna spartana, più indipendente e libera di muoversi. Non è obbligata ai lavori domestici, né alla cura dei figli, per le quali ci sono nutrici e schiave. Si dedica invece all'esercizio fisico, con lo scopo di generare figli forti, pronti a intraprendere la rigida disciplina militare spartana. Privi di diritti sono anche gli schiavi, che svolgono la maggior parte dei lavori, talvolta anche molto pesanti. Il lavoro manuale è infatti considerato umiliante e disprezzato anche dal cittadino più modesto, che, libero da tali impegni, può dedicarsi agevolmente alla vita pubblica.